Se siete appassionati di musica, dovete necessariamente fare tappa in questa zona di Amburgo. Ci troviamo nel quartiere di Sempoli, famoso per essere un quartiere a luci rosse. Magari ci venite di giorno, quando la situazione è più sotto controllo. E quello alle mie spalle è un locale molto importante, perché non solo si sono esibiti artisti famosi provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto i quattro ragazzi di Liverpool. Sì, sto parlando di loro, dei Beatles, che tra il 1960 e il 1962 si sono fatti le ossa in questo, ma in altri locali malfamati della zona portuale di Amburgo. Una zona che era meta preferita dei marinai di tutto il mondo, che venivano qui per allietarsi con prostitute, sesso, droga e rock and roll. È proprio il caso di dirlo. All you need is love, love. Davvero tantissimi artisti si sono esibiti in questo locale di Amburgo, nella zona a luci rosse. E questa, diciamo, è una rappresentazione artistica per onorare i Beatles, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Troviamo alcuni dei titoli delle loro canzoni. Logicamente non tutti, altrimenti sarebbe necessario, insomma, una pavimentazione infinita. Come together. Let it be, let it be. Eh sì, tutto quello di cui avete bisogno è amore. Diciamo che qua la sera mi immagino come nel film Le ragazze del Coyote Ugly, qualcosa del genere. Così potete sapere esattamente come si scrive il nome di questo quartiere, perché la mia pronuncia tedesca lascia molto a desiderare. Ringrazio l'amica Ombretta per avermi consigliato questo storico negozio di dischi, sempre nella zona di Sempoli, per poter respirare un'atmosfera d'altri tempi. Una zona molto trasgressiva, caratterizzata da comunque bei palazzi. Bravissima Paola Cortellesi, il suo film sta spopolando in tutto il mondo, anche qui in Germania. Addirittura gli americani credo che vorrebbero comprarne i diritti d'autore. Sia a Berlino, ma soprattutto qui ad Amburgo, ci sono molti campetti di basket per la città. Non a caso la Germania è campione del mondo in carica, avendo battuto gli Stati Uniti in semifinale e la Serbia in finale, quindi rispetto. E compratelo questo pesce. A quanto pare ogni anno arrivano alla bellezza di 15 milioni di visitatori qui ad Amburgo. Se venite ad Amburgo dovete assolutamente provare questa specialità, questa specie di street food che altro non è che panino di pesce. Io ho optato per il panino con aringhe crude in salamoia e cipolle, invece mio figlio l'ha preso con i gamberetti. Buon appetito! Dovevo assolutamente filmare questo momento. Un po' di sole ad Amburgo. Mi sembra come di aver vinto alla lotteria. Incredibile. Comunque mi ricorda tantissimo Copenaghen e Stoccolma da questa angolazione. E davanti a voi la Filarmonica di Amburgo, che viene utilizzato per concerti. E purtroppo ha ricominciato a piovere. La cosa bella è che l'entrata all'interno di questo edificio è gratuita.
e adesso saliremo fin su in cima per poter godere di una splendida vista dall'alto della città. E non solo concerti, sembra una piccola città all'interno della filarmonica, caffè, ristoranti, negozi. Zona che mi ricorda vagamente Amsterdam. Ed eccoci nella famosa via Weckstrabe, che si trova nella città nuova. Trattasi di un quartiere residenziale in cui è piacevole passeggiare e in cui ha sede anche il cosiddetto quartiere dei compositori e anche una locanda italiana. Davanti a voi la chiesa di San Michele. Questo giusto per darvi un'idea, siamo a 500 metri dal quartiere di St. Pauli, il quartiere della perdizione. Quello che vedete è il più grande lago artificiale presente qui ad Amburgo, credo che si chiami Aubernaster, e alle sue spalle c'è una zona molto residenziale ed elegante, e adesso stiamo andando alla ricerca di un ristorante per cena. E alla fine per cena abbiamo optato per questo posto, Peter Pan. Mio figlio aveva voglia di hamburger. Sarà una banalità, ma il termine hamburger deriva dalla città di Amburgo, molto probabilmente dalle polpette di carne schiacciata che venivano cucinate nella città tedesca nei secoli passati. Poiché c'era musica a palla all'interno del locale, ho filmato, ma non sentirete l'audio. E perché naturalmente la pioggia non poteva mancare mentre facciamo ritorno al nostro albergo. Con questo è tutto anche per oggi. Ovunque voi siate, viaggiatori del mondo.